Nel cast di concorrenti del Grande Fratello 2024 ci sarà anche lui? L'ex volto di Temptation Island reclutato da Signorini. Mancherebbe poco più di un mese all'approdo su questi schermi della nuova edizione del Grande Fratello, la 17esima per l'esattezza, che dovrebbe andare in onda a partire dal 16 settembre 2024. La stagione estiva corre veloce e nel frattempo il padrone di casa, Alfonso Signorini, starebbe valutando e reclutando possibili nuovi concorrenti. Il cast, infatti, non è ancora stato reso ufficiale, manca ancora qualche settimana prima che il vaso di Pandora sia scoperto. Nel frattempo, il conduttore si starebbe concedendo altro tempo per fare le sue valutazioni. Sembrerebbe che nelle mire di Signorini sia finito anche un ex volto di Temptation Island. Precisamente, ci riferiamo all'edizione del reality appena conclusasi. Non è difatti una novità che il reality che prende piede sulla bella isola sarda apra poi le porte del piccolo schermo a quanti vogliano varcare quella porta. E sembrerebbe che uno dei volti di questa edizione capitanata da Filippo Visciglia abbia acceso la curiosità del direttore di TV Sorrisi e Canzoni. Chiaramente si tratta ancora di un'indiscrezione, che come sappiamo non sarà resa ufficiale se non dai diretti interessati al momento opportuno. Tuttavia, in questi giorni una voce si è diffusa in maniera prorompente: chi, tra i protagonisti di Temptation Island 2024, avrebbe conquistato Alfonso Signorini? GF 2024, nel cast anche lui? La scelta di Signorini. Il 25 luglio è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2024. All'interno del reality, che abbiamo seguito nel corso delle settimane precedenti, sono stati diversi i volti sui quali avremmo scommesso di ritrovare in TV in programmi futuri. E, stando alle ultime indiscrezioni diffuse di recente, sembrerebbe che quello di Lino Giuliano sia uno dei nomi papabili per la 17esima edizione del GF. È stato Amedeo Venza a parlarne nelle sue recenti IG Stories. Mostrando uno scatto di Lino, avrebbe poi fatto sapere che il napoletano avrebbe già fatto il primo provino durante il quale non si sarebbe lasciato scappare l'occasione di dire la sua sulla sua ex fidanzata Alessia. Come sappiamo, Lino e Alessia sono approdati sull'isola delle tentazioni per un'insicurezza di lei nei suoi confronti. Probabili tradimenti di Lino avrebbero portato la donna a maturare un senso di sfiducia nei suoi confronti. All'interno del reality però, Lino non ha fatto altro che confermare i dubbi di Alessia. Come abbiamo visto, la relazione è giunta al capolinea. L'infatuazione di Lino nei confronti della tentatrice Maika era palpabile, con la giovane poi si è mostrato in diverse occasioni anche fuori dal programma. Lino e Alessia hanno preso ormai due strade diverse, come comunicano anche sui social. Tuttavia, non mancano di tanto in tanto frecciatine reciproche, volte a sottolineare l'amarezza che ha segnato la loro relazione. Sarà proprio per questo che Signorini avrà adocchiato Giuliano come possibile concorrente del reality? Ci ritroveremo davanti un nuovo triangolo amoroso come quello fra Perla, Mirko e Greta? Lo scopriremo prossimamente.